Oggi ci troviamo in un appartamento da ristrutturare in piazza Campetto, Palazzo Imperiale, dotato di doppio ascensore per arrivarci, posto a un piano alto, luminoso. Andiamolo a vedere. Ingresso e subito c'è un soggiorno. Non affaccia sulla piazza, affaccia nei cortili interni. L'appartamento si è da ristrutturare così come potete vedere. Ma è possibile, attraverso dei lavori di ristrutturazione, ridistribuire lo spazio interno. Quindi, quando si entra, abbiamo subito l'ingresso in corridoio, ma ci accoglie. Quindi, questo soggiorno, volendo, si può aprire e creare direttamente un ingresso open space con salone doppio. Questa è una stanza. È un appartamento inserito in un palazzo storico vincolato alle belle arti. Sicuramente comodo per chi cerca un bel palazzo nel centro storico. Da questa parte troviamo la cucina, molto luminoso. È un comodo ripostiglio. Altra camera da letto. Sono molto ampie le camere, la metratura è di 118 metri catastali. Proseguiamo. Questa è un'altra camera. Da questa parte l'affaccio delle tre stanze è sul vico dell'umiltà. È un vicolo chiuso. Da questa parte troviamo un'altra camera finestrata e nella parte interna questa camera e quindi non gode di luce. Quindi potrebbe essere anche uno studiolo. E questo è un ampio bagno col box doccia. Si vede poco. Ripercorriamo quindi un bagno, altra camera da utilizzare come ripostiglio, lavanderia, visto che abbiamo il bagno adiacente, oppure uno studio. È un appartamento che si presta sia per venirci ad abitare una bella famiglia numerosa, oppure per investimento. Quindi ripercorriamo l'immobile, la stanza. La cucina, bella ampia, col suo ripostiglio. Corridoio, altra stanza. E per finire il soggiorno. Per ulteriori informazioni, chiamare in ufficio, l'appartamento è terminato.